Ti conoscono da tanti anni, beh, intimo non si intende intimo, cioè adesso voi sempre maliziosi siete, è un arrivo intimo, ci tiene a dirlo, perché si conoscono da tanti anni con la famiglia e quindi voleva essere vicino a Lucilla e al papà. E dunque io volevo dire questa cosa, non si vuole parlare della, volevo approfittare dell'intervento dell'ambasciatore per fare un minimo di ragionamento politico. Minimo, senza voler però l'ho detto proprio all'inizio, è una figura troppo combattuta nel senso insieme da un lato che dall'altro, quindi facciamo un piccolo ragionamento. Ma ambasciatore, nel 2000 a Camp David, quando fu proposto a Arafat e alla Palestina la restituzione di 90-92% dei territori, e siamo arrivati a un punto, a un confine vicinissimo a quella pace tanto agognata, ma secondo lei perché è stata rifiutata? L'ho detto prima, Arafat non poteva accettare di lasciare Gerusalemme Est, e soprattutto quello che nessuno parla, non poteva lasciare di dare l'acqua al suo popolo. D'altra parte queste erano le condizioni. Nessuno parla di questo, ma l'acqua in quei paesi è un fatto fondamentale. C'è sempre stata, Arafat è sempre stato l'uomo della pace, nonostante abbia un'immagine piuttosto dura e molte volte ci ha chiamati terroristi e via dicendo. Arafat voleva una pace, però una pace con un'indipendenza. Avevamo chiesto anche agli inglesi di spostare, c'è stato un momento dove io gli dissi: senti, perché non facciamo, mettiamo come mediatore il Papa? Sarebbe stato Gerusalemme città aperta, avremmo fatto molto più facilmente, no? Se questo diventava, invece, sa, gli interessi, dobbiamo capire questo, che Israele ha le sue ragioni, i palestinesi hanno le loro. Israele è un piccolo paese, il quale è ha sviluppato molto bene i suoi territori, non voglio entrare se è giusto o non è giusto che venisse lì, perché il comandante si ricorda che doveva essere in Ruanda, lo Stato di Israele, prima ancora in Argentina. Il problema è che la convivenza tra israeliani e palestinesi è molto complicata, perché c'è un fatto di sovraffollamento. Il territorio è quello, non si può espandere di più. Pertanto loro giustamente cercavano di proteggere il loro territorio. Arafat non poteva tornare a casa a dire: signori, sapete che novità c'è? Noi non lottiamo più per Gerusalemme, gliela lasciamo, quella est. Cioè, e l'acqua, se c'è, va bene. Devo dire che è stato fatto un grave errore, secondo il mio personale punto di vista, fatto da Clinton in buona fede. Doveva assicurare che Rabin e Arafat continuassero. Purtroppo è successo quel che è successo, la storia oggi ne possiamo parlare, ma di sostanza, se gli israeliani fanno entrare dentro liberamente i palestinesi, sono molto più proliferi i palestinesi e hanno un'altra cultura, pertanto diventerebbe domani lo Stato di Israele, gli israeliani in minoranza. Mentre quello che è stato fatto, grave errore, non dimentichiamo, Presidente, quando gli israeliani hanno dato indietro lo sceicco di Hamas, e a quel punto oggi Arafat non sapeva come fare, se lo ricorda comandante che gli